Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti quest'oggi su Gold Rush, una delle mappe rilasciate con il nuovo DLC su Call of Duty Ghost. Ci troviamo appunto qua a giocare in questa mappa, è la seconda volta, quasi terza diciamo, che faccio questo video, perché una volta avevo registrato quasi tutta la partita, ma erano 5 minuti di puro lag. La seconda volta avevo trovato un clan di maestri prestigi che ti shottavano con i dardi soporiferi, e quindi spero questa volta di potervi portare un gameplay un pochino più completo, un pochino migliore, ecco. Siamo qua appunto sulla... Dai, dai, dai! Grandissima tripla! Ma vai così! Vai, vai, vai! Vieni, canino, vieni! Vieni qui! Bimbo, vieni qui! Vieni! Beh, bravo, bello! Allora, siamo qua, appunto. Si è ammazzata anche un po' troppa gente. Ecco, da dietro ti pareva strano. Però abbiamo gli approvvigionamenti, che cos'era? Il carrellino. Allora, questa mappa è ambientata sul Texas e sulle miniere, tipo Gold Rush, una cosa del genere, insomma. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Il branco di lupi, c'è un nemico! Ma noi l'abbiamo preso, bene, abbiamo comprato i nostri field holders. E quindi una mappa dalla media dimensione, buona, devo dire molto buona, divertente. Un'arma che vi consiglio assolutamente, io non so se è stata patchata, utilizzata, smocicata, qualcuno ci ha messo le mani, ma l'Honey Badger è, secondo me, è stato, boh, non lo so, imbestializzato, è posseduto da un demonio o da lo spirito di Shaky Paone, cioè veramente troppo potente. Qua c'è un nemico, ce n'è due, e vai, ho finito i colpi. Tanto succede sempre così, quando voglio uccidere qualcuno finisci sempre i colpi, quando ce n'è uno qua su. Sì, va bene, non morire. Rivediamola, eh. Rivediamola. Boh, non si sa quanti colpi vuole prendere. Comunque sia, in questa mappa vedete un omino che viene trascinato da un carrello. Siamo in questa fottutissima miniera texana, tipo quel programma che fanno su Sky. Chiamiamo i nostri cani. Quello che praticamente loro sono padre e figlio, oppure soltanto il figlio, insomma, che vanno a cercare l'oro nell'Alaska e poi tipo muoiono. E qua c'è una piastrina. Lezzo! E cosa vi stavo dicendo? Me ne sono scordato. È una mappa molto bella, dinamica, e credo che questo qua sia uno dei migliori map pack DLC ever and ever, Shaky Pavone, che sia mai stato rilasciato per questo gioco. Allora, il nemico ha guardato prima a me, c'aveva il nemico davanti che, boh, avrebbe sparato a lui a vista, e invece no, uccide me. Ma io ho una coltellata mega bestiale, dovrei uccidere una persona corpo a corpo in questa mappa. Grazie se mi è riuscito prima. Comunque sia, molto divertente, perché è veramente veramente tanto dinamica, quanto veramente veramente tanto divertente e lezza. Ecco, preciso, sono passati due persone con il carrellino. Chiamiamo il nostro piccolo cane Frodo Baggins. E appunto vi starei domandando: ma tu hai il season pass? Esatto, ma non perché l'ho comprato. Praticamente c'è una mia amica che saluto, che si chiama Crystal Skyline. Non vi dirò il vero suo nome, perché insomma non gliel'ho chiesto, quindi non credo magari si voglia far riconoscere, eccetera eccetera, che appunto mi ha gratuitamente qualche mese fa passato il season pass. Ho scaricato le sue licenze e poi me lo sono preso con la skin del lupo, qualche mimetica, eccetera eccetera. Appunto, il mio cane, io, questo del cavolo era, ma vai a cagare, vai. Appunto, cosa vi stavo dicendo? Ah sì, appunto ho scaricato il suo map pack, season pass, eccetera eccetera, e quindi posso finalmente usufruire di tutte le mappe. È passato un nemico qua, e ti pareva con l'ultimo colpo non riesco a ucciderlo. E quindi è grazie a lei che sto giocando a questo nuovo DLC, che devo dire mi sta garbando, mi sta facendo
ritornare quel minimo di passione che avevo perso tantissimo tempo fa per Call of Duty Ghost, che poi riperderò tranquillamente nella prossima partita, però almeno per questa ce l'ho. Lezzo, che non sei altro, dammi questo carrellino. Praticamente il gioco in per sé in questa mappa è montare sopra il carrellino, uccidere due o tre persone e fare festa finita, perché veramente tutti vogliono montare in quel carrellino. Una volta che ci sei, vieni colpito e crivellato dai nemici, perché ovviamente sei un bersaglio non facile di più, perché va a 3000 all'ora, nemmeno a Gardaland c'è una cosa del genere. E quindi muori per forza. E però qua c'è un nemico. Ah, passo prima io, grazie. Ho capito a che sei. Sto praticamente andando verso la fine di questo prestigio, che è il settimo. Sono al 60, mi manca veramente pochi lezzi esperienze point. Tipo, uso anche il condividi esperienza per aumentare il mio, la possibilità, il fortunuovo di prendere un pochino più di esperienza. Qua c'è una, e poi la torretta robot. Là c'era un nemico lezzo, qua c'è un compagno lezzo sempre. E ho finito i colpi del mio lezzo fucile. La classe che sto utilizzando lezza. Allora, dopo ve la faccio vedere, qua c'è una torretta robot, non ci passo mai. Vediamo un po' se riesco a farvela vedere. Allora, estrazione, no, shock, no, vabbè, atterramento, oscillazione, predatore. Là c'è un nemico che arriverà tra poco da qui, che non è un nemico, io ho finito le mie munizioni per sparare al nulla. E però ho preso la torretta robot e qua c'è un enemy che mi sta uccidendo, spero che non mi veda. Benissimo. Allora, ora che ho preso la torretta robot, il mio intento è quello di rimontare sopra un carrellino fottuto che è di qua. Vieni qui, vieni. No! C'erano due lezzi nemici. Peccato. E piazzarci la torretta robot. Il problema è che non è facile montare sopra al carrellino, perché il carrellino fa veramente 40.000 km all'ora e non lo puoi mai prendere. Però dovrebbero comparire da qui sotto almeno uno. Cioè, ma come si fa, ragazzi, a montare in quel carrello? È veramente difficile. Troppo, bisogna essere veramente tanto lezzi, e se non lo siete non vale. E appunto, fai, oh, e mo schianti, io voglio piazzare qui la torretta, fammela piazzare. L'avevo fatta anche prima in quell'altro gameplay e aveva fatto un po' di uccisioni. Quello che vi volevo dire è che veramente mi piace questo DLC nuovo, questo map pack nuovo, perché questi stronzi hanno utilizzato il disturbatore e mi hanno distrutto con interferenza la mia torretta robot. Sono veramente medie, piccole. Diciamo che sono due medie e due piccole, perché c'è Sub-Zero e questa che sono leggermente più grandi, mentre le altre sono leggermente più piccole. Qua c'è un compagno di squadra abbastanza lezzo. Qua c'è un nemico ancora più lezzo, perché stava lì sopra. Io faccio tipo Assassin's Creed e però muoio. Però è molto divertente, no? A parte gli scherzi, è veramente tanto divertente. Poi spero di veramente livellare velocemente, perché voglio arrivare all'ottavo prestigio. Cioè, il mio intento è quello di uccidere, a parte quei due lezzi che erano sopra carrellino. O anche inflessibile in questa classe, se volete utilizzatela, perché è veramente divertente. Con due uccisioni prendete il SATCOM, con quattro il cane, e sono punti, tanti punti assicurati. Qui c'è un compagno di squadra che non ho visto, fammi vedere se monta qualcuno. No. Allora possiamo prendere noi. E appunto, mi porterò, insomma, quattro, tutti e quattro i map pack, tutti e quattro, ma no, i map pack, le mappe disponibili, perché è molto divertente. E vediamo un po', sopra al carrellino, sembra di stare al Gardaland, visto c'era un gioco che tipo devi stare. No, ma ha ucciso nel carrellino, è divertentissimo. Comunque sia, spero che questo gameplay, insomma, vi piaccia, perché a me ha divertito molto rispetto agli altri, che erano veramente puro lag liquido. Questo invece è stato divertente. Dove sono i nemici non lo so. Mancano quattro piastrine, sono dentro a quel cosino e noi non ce la faremo mai a beccarli. Piastrine,
2, i field holders, le direttive praticamente sono dei lupi che uccidono. Comunque sia, credo che il gameplay sia per terminare. Come al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi, brutti lezzi. Un ciao dalle 78, ciao ragazzi.